un sano giovedì 15 dicembre di fronte il GLS Bananas Calcio 5, c'è pizza per te. Parliamo del girone Olanda. Il GLS si ritrova quinta con 15 punti con 8 partite giocate, mentre c'è pizza per te è settima con 8 partite giocate a 11 punti. Entrambe le formazioni vengono da una sconfitta con l'ultima partita giocata, incomincia benissimo e c'è pizza per te con un gioco brasileiro da parte dei due attaccanti dei gialloneri. Risponde il GLS con il numero 9 Masini e la palla termina di poco fuori. Sono comunque i ragazzi di Borghetto a fare il gioco. Qui siamo al quarto quando Michele Conti cerca di liberarsi dalla marcatura di Orlandini, la palla finisce a Petrucci, Petrucci cerca una diagonale per la conclusione in corsa del numero 5 Manone che termina out. La sensazione in contropiede, Orlandini fa venire i brividi a Conti che si distende, la palla termina fuori. L'estremo dei gialloneri è bravissimo a intervenire per anticipare Masini, poi siamo al primo quando Capitano Rocchetti butta la palla in angolo nell'arrivare di Chafik. Fiol del Mondo si oppone così al tiro di Petrucci all'undicesimo e poi il GLS va vicinissimo al gol con Orlandini, bravissimo è stato Conti a deviare, a farsi trovare. Parte il contropiede, Cognetti è tu per tu con Capitan Pelosi, tenta il sinistro fuori di pochissimo. Siamo intorno al ventesimo quando Mascambruni dalla destra cerca di incrociare, lo stesso numero 14 che va a tirare il tiro libero al ventunesimo che sbaglia. Più tardi, bravissimo Conti su tentativo del numero 9 Masini e poi arriva il gol al 24esimo sullo scadere da parte c'è pizza per te. Controbalzo fulmina Fiol del Mondo. Ultimo tentativo da parte di Masini nel primo tempo. Passiamo nella ripresa quando già il c'è pizza per te coglie la traversa e subito dopo il palo al sesto e al nono. Il decimo e il quindicesimo della ripresa si lotta molto al centrocampo, si tendono dei contropiedi, qui è Tognetti che si confronta con Orlandini sulla destra, poi bravissimo Fiol del Mondo a non scendere e a parare questo tentativo del numero 11 che poi un minuto più tardi riesce a segnare, anche fortunatamente, l'1-0, anzi il 2-0 per i ragazzi di Borghetto. Poi qui è un tentativo che salvato dalla retroguardia dei gialloneri, ancora dalla destra, Scambruni coglie l'esterno della rete, un altro tentativo dalla sinistra, grande pressione da parte del GLS, qui in uscita Conti, siamo al ventesimo, ancora tentativi del GLS, in questo caso è il capitano Pelosi che nella veste di portiere volante in sostituzione di Fiol del Monte che si è fatto male, ancora Stacchiotti per Orlandini al ventunesimo, sotto porta il numero 8 accorcia e si riapre la partita. Pizza per te non esce più, si rintana nella propria metà campo, in questo caso lasciando lo spazio per un bellissimo slalom di Panzone che finisce out. Siamo al 22esimo quando Orlandini passa in mezzo per Panzone, arriva il pareggio. Anzi, no, al 24esimo arriva il pareggio 2-2, finisce così la partita, una partita molto equilibrata, ma se andiamo a vedere, forse qualche rammarico da parte dei ragazzi di Borghetto, c'è 2-2, gran partita, complimenti ragazzi.